Ciao, benvenuti sul canale e bentornati in questo nuovo video. Io sono Elena, se ancora non mi conoscete, e oggi, ebbene sì, ho fatto un po' di shopping che voglio condividere con voi. Ho fatto un po' di danni nei saldi, diciamo, ho fatto strage nei saldi da Kiko. Sì, perché Kiko è sempre da tenere d'occhio durante le promozioni, durante i saldi. Polemiche a parte, perché sappiamo che ha aumentato di molto, ovviamente, i suoi prezzi nelle collezioni, limitate. Tra l'altro, è uscita in questi giorni la collezione primaverile. Per il momento mi attirano un paio di prodotti, ma non so ancora se andrò ad acquistarli o meno. Vi ricordo prima di iniziare di iscrivervi al canale se volete supportarmi in questa avventura qui su YouTube e direi che è il momento di guardare tutti i pezzettini succosissimi, tutte le chicche che ho comprato in saldo da Kiko. Allora, scatola bella grande direi, e questo è tutto il mio bottino. Oggi non solo andremo ad unboxare il tutto, ma andremo anche a utilizzare alcuni di questi prodotti. Quindi partiamo perché c'è davvero tanto lavoro da fare. Oggi è una bella giornata, ovviamente la mia giornata libera, di solito registro sempre nel mio giorno libero e ho proprio voglia di dedicarmi qualche minuto. Sono leggermente in ritardo con i contenuti perché purtroppo la mia piccola bimba non è stata tanto bene e quindi a casa quando i bimbi non stanno bene c'è sempre un mucchio di cose da fare. Ma parliamo di trucchi, di truccoterapia che diciamo aumenta le nostre energie positive, dà anche una grandissima carica in più, direi. A me il make-up, il trucco in generale fa proprio questo effetto. Partiamo in ordine di come vedrete i prodotti in utilizzo. Volevo provare dei nuovi fondotinta e con i prezzi di Kiko nei saldi ho trovato davvero delle super promozioni, quindi ne ho presi ben due. Il primo che sto già utilizzando da un bel po' è quello che indosso ora ed è lo Skin Tone Foundation. Quello che vedete in camera per me non è il primo utilizzo, mi piace moltissimo come finish, ha un bel finish luminoso, è bello leggero sulla pelle, molto modulabile, ha una coprenza da leggera a media se stratificato, ma va proprio a fare quel bell'effetto fresco, leggero, tipo seconda pelle, proprio il fondotinta che amo in questo periodo, quindi assolutamente questo già utilizzato, quindi vi posso dire già approvato. Mi sono dimenticata un particolare, eh sì, perché prima del fondotinta sono andata ad idratare le labbra e l'ho fatto con questo lip volume. Devo dire che mi è piaciuto, ha volumizzato ma non diciamo a livello eccessivo ed è questa versione rosa volumizzante di Kiko. Devo dire stravirale, l'abbiamo visto su tutti i social, un po' dovunque, e devo dire che fa il suo effetto, non è particolarmente aggressivo sulle labbra, nel senso che sentite un po' di pizzicore, ma è quel pizzicorino proprio leggero, però vi va bene ad idratare, a volumizzare ma leggermente le labbra, ma devo dire che a primo utilizzo mi è piaciuto sicuramente. Quindi anche questo ve lo posso consigliare, soprattutto se lo trovate in saldo. Altro fondotinta che ho acquistato è questo della Energy Shake. Mi incuriosiva molto, è Hydra Duo Stick Foundation, tra l'altro è un fondotinta in stick, da 4 grammi, la colorazione è 05 Caramel, quindi dovrebbe andare bene per diciamo la stagione estiva. Guardate che belli i pack di Kiko, veramente. Non mi soffermo a dirlo, sono sempre belli ed eleganti, accattivanti, fanno proprio venire voglia di utilizzare il prodotto. Lo stick è fatto così e anche il suo applicatore dall'altro lato.
Sinceramente adesso potrei andare ad utilizzarlo come contour, non è male l'idea, se vogliamo anche smaltire prodotti, fondotinta in stick, eccetera, eccetera. Palettina viso, sì, ammettiamolo perché il punto forte di Kiko sono le polveri, in generale i blush, in generale le terre, i bronzer, gli scalping, le ciprie, insomma tutto quello che è polveri viso, Kiko lo sa fare. Davvero bene, devo ammettere, non mi sono mai trovata male con nessun prodotto in polvere o che sia anche in crema per quanto riguarda il viso, assolutamente sono dei prodotti ottimi. Tra l'altro, questa versione è bellissima perché è tutta lavorata, è di una collezione molto molto vecchia. Si tratta della Charming Escape. Ed è veramente bellissima questa palettina. È la numero 02 Deep Allure. Devo ammettere che utilizzandola in video mi sono accorta che la terra, come spesso accade, è parecchio aranciata. Però se lavorata bene e con l'aiuto del blush, devo dire che questo effetto si mitiga tantissimo. Quindi se non vi piacciono le polveri troppo aranciate, forse questa palettina non fa per voi. Non ho utilizzato l'illuminante, ma andiamo a rimediare subito. L'effetto luminoso devo dire che mi piace. Ho voluto recuperare un blush della collezione natalizia della Holiday Premiere. Pack veramente strepitoso di questa collezione e il blush è davvero bello, veramente bello luminoso. Io ho scelto la colorazione 01 ed è veramente uno spettacolo. Tra l'altro è un duo blush perché ci sono due tonalità mixate. Ma è veramente bella la colorazione. E tra l'altro potete leggermente modularvi l'intensità mixando i due colori insieme. Veramente molto bello, qualità ottima. Anche questo è un blush che sicuramente si può utilizzare bene anche in questa stagione primaverile. Assolutamente perché ha un bellissimo colore rosato luminoso. E sempre della collezione Holiday Premiere ho voluto recuperare anche la palettina di colori brillanti, quindi la palettina fatta solo di shimmer, la 01 Color Symphony. E devo dire che gli shimmer contenuti all'interno, i colori brillanti contenuti all'interno sono veramente belli, sono sottili, sono luminosi e danno veramente un bellissimo effetto sull'occhio. Tra l'altro sono dei colori che poi, almeno in questa palettina che è la 01, si possono utilizzare anche questi nei look più svariati, quindi non solo invernali. Quindi potete combinarli come volete e ricrearne un look totalmente luminoso come ho fatto io oggi. Infatti sono andata ad utilizzare la palettina mixando un po' di colori shimmer per fare il look e poi sono andata ad intensificare il mio angolo soltanto con un matitone e una matita. Quindi un look occhi molto semplice, molto pratico, veloce. Ho utilizzato in particolare uno dei Long Lasting Lip Pencil, questi stick appunto ombretto, questi ombretti in stick di Kiko. La colorazione è la numero 49 ed è questo colore veramente super brillante, bronzato, veramente bello. Con questa colorazione sono andata a realizzare parte della mia transizione. Sì, perché a volte si possono usare anche solo colori brillanti per realizzare un make-up. E poi sono andata a ridefinire l'angolo esterno soltanto con una matita, questa della Holiday Fable, che tra l'altro è una matita 2 in 1 perché contiene appunto due colori, la marrone e la dorata. Sono andata a utilizzare la marrone per intensificare l'angolo esterno, la rima inferiore e il color dorato per l'interno dell'occhio per aprire ancora di più lo sguardo. E devo dire che questa matita, le matite di Kiko in generale, sono belle morbide, si possono davvero utilizzare
molto spesso in aiuto con gli ombretti, sono davvero belle, sfumabili. Sono veramente sfruttabili in tanti tanti utilizzi. Non ho saputo resistere nemmeno a questa pochettina, sempre parlando della collezione natalizia, proprio perché amo questa pochettina dorata, veramente molto molto bella. Questa è una pochettina, un set, diciamo, all'interno che contiene prodotti skincare, contiene delle maschere viso. Ci sono tre maschere al suo interno, poi la pochettina la utilizzerò per infilare tutti questi prodotti. Butterò tutte le confezioni una volta che ve li ho fatti vedere, appunto, perché non mi servono più. All'interno c'erano appunto queste maschere viso. Questa versione che è al tè verde, questa versione purificante all'argilla e questa versione al miele idratante. Quindi tre maschere, anche le maschere di Kiko devo dire che sono spesso molto molto Anche la valide. Skincare di Kiko è da tenere in considerazione perché ci sono alcuni prodotti che ho utilizzato e con cui mi sono trovata davvero bene. Ultima cosa che ho utilizzato invece nel video applicazione è questo rossettino della Blue & Me, anche qui parliamo veramente della storia di Kiko tra un po'. È questa nella colorazione 02 3D Effect Lipstick Duo, quindi è un rossetto doppio, ha il suo balm e poi il suo rossetto, è veramente bello, confortevole, devo dirvi anche il packaging è molto molto bello, ha appunto il lip balm da una parte, tra l'altro utilissimo se lo portate con voi, anche magari per utilizzare soltanto il lip E balm, invece lo stick proprio del rossetto che è questa versione qui, è molto molto bello il colore, pensavo fosse più intenso, ma poi una volta indossato è veramente veramente che bello. bello lucido, vi fa queste labbra proprio belle rimpolpate. Devo dire anche questo ottimo. Un'altra cosa che Kiko sa fare molto bene sono i prodotti labbra. Devo dire che anche con i rossetti di Kiko mi sono sempre trovata molto molto bene con tutte le collezioni. Devo dire, non c'è stata una collezione in passato che io abbia acquistato dove non mi sia piaciuto proprio un prodotto labbra. Quindi devo dire Anche che con i prodotti labbra si va davvero sul vi sicuro. faccio vedere le ultime cosine perché piuttosto che andare ad acquistare le palette, io mi sono sempre trovata molto bene perché le palette, devo dirvi, sono la croce delizia di Kiko perché non sempre sono performanti, brillanti, non sempre magari hanno uno schema colore accattivante, ma spesso mi piacciono molto gli ombretti mono. Questi sono due ombretti mono, sempre di questa vecchia, vecchia collezione della Charming Escape, e che era una collezione autunnale. E questo invece è un ombretto singolo della Blue & Me, invece questa era una collezione estiva. Bottino in vetro. È questo bellissimo bronzo. Ma le versioni che mi piacciono di più sono queste due della Charming Escape. Sono gli Stardust e Shadow nella colorazione 06 e nella colorazione 03. Guardate quanto è luminoso. Veramente bello, super super scrivente. Preso a pochi euro, quindi effettivamente Kiko ne vale la pena. Nei saldi, fare qualche piccola follia. Veramente bello, bello riflettente, belli pieni. Questo è stato tutto il mio shopping nei saldi di Kiko. Devo dire che è un brand veramente che quando fa promozioni, quando fa saldo, la riduzione prezzo si vede e la qualità del prodotto è una buona qualità, quindi vale davvero la pena acquistare quel tantino in più e magari fare una piccola scorta, non dico grande, ma piccola. E fatemi sapere se anche voi avete acquistato qualcosa nei saldi da Kiko, che cosa vi è piaciuto di più, che cosa vi piace più di Kiko, qual è la categoria make-up di Kiko con cui andate più d'accordo. Io vi saluto, il video anche oggi è giunto al termine, vi ricordo di iscrivervi al canale e vi aspetto se vi va in un prossimo video. Ciao!